Ok, benvenuti, eccoci qua con la nuova stagione, il nuovo anno di Meet Science. Un anno è passato e abbiamo intervistato tantissimi ospiti. Quest'oggi abbiamo con noi un evento che più Meet Science non si può. Abbiamo Alessandro Corbetta e Federico Toschi, che sono i vincitori dell'IG Nobel di quest'anno, poi è stato annunciato pochi giorni fa, e parleremo questa sera di comportamento dei pedoni. Quindi abbiamo veramente un evento a tema, vi voglio presenti, vi voglio carichi. Già che ci siamo, annuncio anche che abbiamo anche un nuovo sito che si chiama meetscience.it che potete andare a vedere e magari la regia lo può mettere in chat. Come al solito ricordo a tutti che le nostre interviste sono disponibili non solo qui su Twitch in diretta, ma dopo una settimana, 15 giorni su YouTube. E niente, a questo punto direi che partiamo. Vi invito a fare tutte le domande che volete durante e le prenderò mano a mano che vengono fuori quando si infilano bene nel discorso. Abbiamo con noi Alessandro Corbetta, che si è laureato al Politecnico di Torino a Ingegneria Matematica e dopo una internship allo Alamos, che è molto caro a me, ha conseguito un dottorato doppio in collaborazione fra Torino e Eindhoven, e rispettivamente in ingegneria strutturale e matematica applicata. Quindi un percorso molto interessante. Da quel momento ha continuato nella stessa università con il postdoc e ora come ricercatore universitario e NVO Veni Fellow, mi devi dire come si pronuncia, come si dice, e quindi si concentra la sua ricerca sulla fluidodinamica della materia attiva e sui flussi pedonali, di cui parleremo stasera. Federico Toschi è invece laureato in fisica alla Scuola Normale di Pisa, ha fatto dottorato di ricerca presso la stessa università e poi ha lavorato all'Università di Twente in Olanda, al École Normale a Lione, e all'Istituto per l'applicazione del calcolo del CNR. E dal 2008 è professore ordinario di fisica computazionale presso l'Università di Eindhoven, anche lui. E la sua ricerca si concentra sulla complessità emergente ed è un argomento molto interessante perché è a crocevia tra tanti ambiti della scienza e della fisica: fisica statistica, meccanica dei fluidi, materia condensata, materia e strutture complesse. Quindi ci sono tante domande molto profonde che potremmo arrivare ad affrontare stasera. Che è una serata su Federico Toschi sul suo sito ha un bellissimo modo di metterlo che è tutto scorre, Panterei, la famosa frase di Eraclito, ma come? Questa è la grande domanda. Quindi benvenuti Federico e Alessandro e complimenti per il vostro premio. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera, quindi ok, non tutti possono essere familiari con l'IG Nobel, chi è più chi frequenta la scienza da un po' di tempo, magari ne ha sentito parlare diverse volte, e questo IG Nobel o Ig Nobel, che cos'è e perché viene dato? Alessandro, magari, dai, iniziamo così. Ma allora, l'IG Nobel esiste dall'inizio degli anni 90, adesso diciamo, mi sembra intorno al 92-93, Sì. è stato inventato da Mark Abrams, è stato studente di matematica ad Harvard, con lo scopo di fare divulgazione scientifica e diciamo, l'oggetto o l'obiettivo principale del premio è premiare quelle ricerche scientifiche che hanno il pregio, prima di essere insolite, nella fattispecie di far ridere, no, il pubblico, ma poi di far sì che le persone, dopo essersi fatte una risata per aver, diciamo, letto di questa ricerca insolita, poi ci pensino, no? Quindi, diciamo, a detta dello stesso Mark Abrams, i premiati sono quelli che, secondo la giuria, sono riusciti al contempo a far ridere, insomma, il pubblico, ma anche a farlo pensare, no? E quindi, diciamo, nel corso degli anni, se avete guardato, sono state premiate sia ricerche scientifiche, ma anche persone connesse a vicissitudini più o meno politiche o insomma di attualità. Ad esempio, non so, l'anno scorso ci sono stati addirittura anche dei premiati nella sfera politica connessi a come
sono state gestite, come è stata gestita la pandemia del coronavirus, eccetera, ma solitamente vengono premiati dei lavori, insomma dei paper che anno dopo anno sono stati più o meno insoliti, hanno fatto più o meno ridere il pubblico. Sì, è un'iniziativa molto simpatica, vi invito ad andarla a vedere, ed è un'iniziativa molto, a suo modo prestigiosa, diciamo, perché è molto particolare, ma viene all'interno dell'organizzazione, ci sono diversi premi Nobel che vi hanno anche premiato, no? Il premio Nobel per la chimica, se non sbaglio, ha premiato voi. Corretto, corretto. Era Quindi, Cialpi, adesso il nome non mi sovviene, ma Cialpi, esatto. Comunque sì, è un'iniziativa veramente simpatica, dovreste vederla tutti gli anni. A questo punto io vorrei chiedere a Federico, l'avete vinta per uno studio sui pedoni. In particolare quest'anno c'era la divertente giustapposizione fra il vostro ricerca, che studiava come i pedoni riuscissero a schivarsi tra di loro in modo molto agile, e la ricerca di un altro gruppo che invece diceva come i pedoni non riuscissero a schivarsi nel caso guardavano il cellulare o cose del genere. Quindi c'è stato sia il premio per il vostro e quello giusto appunto. Ma volevo chiedere, specialmente a Federico, come è nato questo interesse per la modellizzazione dei pedoni, specialmente in seguito dello studio della fisica. E, diciamo, personalmente ho iniziato a interessarmi a questo argomento all'epoca in cui Alessandro è venuto ad Eindhoven per il dottorato e all'epoca stavamo pensando appunto alla possibilità di sviluppare modelli matematici e in particolare modelli matematici per la dinamica dei pedoni. Questo, diciamo, l'ispirazione di concentrarsi su questo argomento è venuto anche da contatto con colleghi matematici sia a Roma che ad Eindhoven. E, beh, un po' per formazione, in quanto fisico, la prima cosa che mi sono chiesto è se avevamo dati a disposizione per validare un modello piuttosto che un altro. E con una certa sorpresa, ci siamo subito resi conto che in realtà non esistevano molti dati o non esistevano molti dati di qualità. Spesso i dati cui potevamo avere accesso erano piccoli filmati, magari di qualche minuto, ripresi con una telecamera, magari guardando una grossa piazza, quindi diciamo dati di bassa qualità e diciamo sicuramente con una statistica molto, molto bassa. Quindi invece di abbandonare il problema, assieme ad Alessandro all'epoca ci siamo posti la domanda, è possibile riuscire ad avere dei dati che vanno oltre quello che si riesce a trovare? E così è iniziato, diciamo, il nostro interesse a questo genere di sistemi, diciamo, con un approccio, se vogliamo, inizialmente di modellistica, matematica, ma che poi, diciamo, ha lasciato spazio a una fase di esperimenti, una fase sperimentale, diciamo, di esperimenti di osservazione. E questi esperimenti sono stati fin dall'inizio appunto effettuati in situazioni di vita reale, quindi non esperimenti in laboratorio dove delle persone si muovono, si comportano in un certo modo, diciamo, che viene loro richiesto, ma in situazioni di vita normale, come può essere appunto una stazione ferroviaria. E un'altra caratteristica è che appunto le tecniche di cui parleremo, che abbiamo utilizzato, ci hanno consentito di avere una grossa qualità dal punto di vista dell'osservazione. Quindi siamo riusciti a misurare con grossa precisione sia spazio che temporale la dinamica di singoli pedoni. E terzo punto, siamo riusciti a registrare milioni di traiettorie. E quindi da questa grossa statistica uno può cominciare a chiedersi domande anche un pochettino più raffinate, che vanno al di là del comportamento medio. Quindi questo è un pochettino, diciamo, come sono nate le cose, e come è nato il nostro interesse. Appena abbiamo iniziato a lavorare in questo campo ci siamo resi conto che in effetti, diciamo, era tutto da scoprire, tutto un po' da scoprire. Questo succede in tanti ambiti, ma forse in questo più che in altri, mentre appunto i fisici si concentrano da parecchio su problemi di fluidodinamica, anche di materia attiva, per quel che riguarda appunto le persone, i pedoni, non è stato fatto molto.
Paradossalmente probabilmente si sa più sui batteri o sugli uccelli o altri animali che non sulla dinamica dei pedoni. Questo probabilmente è dovuto al fatto che chiaramente ci sono questioni di privacy e questioni di difficoltà tecniche, no? Nel riuscire a effettuare un'installazione che consente di monitorare la dinamica in una stazione della metro, piuttosto che invece effettuare un esperimento in laboratorio con dei batteri. Diciamo quindi, avendo iniziato a lavorare in questo ambito, l'interesse è sempre, diciamo, ogni giorno è aumentato invece di diminuire, e ci siamo dedicati a situazioni sempre più complesse. Veramente interessante, infatti proprio vero, a volte si nasconde nella quotidianità qualcosa, l'ispirazione per approfondire. E appunto parlavi, Federico, delle misure, e quindi volevo chiedere magari ad Alessandro, facciamone una un po' così, a meno che non vogliate rispondere o cedere la risposta, ditemelo pure. Però volevo chiedere, appunto, dato che si parlava di misure, come sono effettuate queste misure? Come fisici siamo abituati a misurare cose in laboratorio solitamente. In questo caso ci sono delle cose molto, ci sono degli aspetti molto diversi, come diceva Federico, e ci sono invece delle similitudini, magari. Direi che, dunque, per noi si è posto il problema di dover misurare delle traiettorie di persone, di voler acquisire tantissime traiettorie, perché solo avendo, diciamo, dataset sufficientemente ampi possiamo andare ad analizzare la statistica, andare a studiare gli eventi rari, piuttosto che la struttura delle fluttuazioni, eccetera. E questo è legato al fatto che ogni pedone si comporta un po' come vuole, no? E la nostra domanda core era se nel comportamento d'insieme, quindi guardando la scena pedonale nell'ordine di decine di migliaia o centinaia di migliaia o milioni di traiettorie, ci fossero delle feature che si potessero estrarre. Quindi, tornando a bomba, il punto era costruire un sistema di misura che ci permettesse di avere traiettorie pedonali accurate, traiettorie pedonali in grande quantità, quindi centinaia di migliaia piuttosto che milioni, e inevitabilmente, quando parliamo di questi numeri, dobbiamo acquisire queste traiettorie pedonali in una condizione di vita reale, no? Cioè non è pensabile, nonostante esistano degli esperimenti in laboratorio che coinvolgono pedoni che sono tracciati, certamente non è pensabile acquisire traiettorie nell'ordine di decine di migliaia o centinaia di migliaia in un laboratorio, no? Questo richiederebbe un sacco di studenti che devono, non so, ripetere l'esperimento per, diciamo, diverse settimane senza interruzione, no? Quindi si è posto il problema di costruire qualche cosa che ci permettesse di avere queste tre caratteristiche, quindi traiettorie accurate, moltissime traiettorie, inevitabilmente in real life. E quarto vincolo è che lavorando con, diciamo, soggetti, insomma, con esseri umani, in condizioni real life è necessario rispettare la privacy, no? Nel senso, dobbiamo tracciare i pedoni senza in alcun modo compromettere la privacy delle persone che andiamo a tracciare. Ovviamente, allora fammi dare qualche informazione su come funziona il sistema di tracking. Il metodo che abbiamo costruito per risolvere il problema si basa su dei particolari sensori che si chiamano depth sensor, che sono quindi, insomma, mentre una webcam piuttosto che una macchina fotografica sostanzialmente ti dà un'informazione di colore, cioè quando fa una fotografia ti dà una matrice di pixel e associa a ciascun pixel il colore, no? In quella specifica posizione, un sensore di depth fa una fotografia e associa a ciascun pixel, invece del colore, la distanza di quel pixel dalla telecamera, no? Quindi ottiene una foto in bianco e nero i cui pixel molto chiari sono molto lontani dalla telecamera, mentre invece i pixel molto scuri sono i più vicini, ok? Allora, quello che siamo andati a fare, e questo è stato un processo che ha richiesto diversi anni, perché siamo partiti da un setup molto semplice per andare via via in setup molto, sempre più complessi, ma insomma il principio è sempre lo stesso: prendiamo questi particolari sensori, li installiamo overhead, no? Quindi sul soffitto, e sono comunque delle speciali telecamere, quindi insomma bisogna immaginarsela esattamente come ci immaginiamo una webcam,
e li puntiamo questi sensori verso il pavimento, e questi sensori ci danno una visione della depth, della profondità della scena che passa di sotto di questi sensori. Ora, quello che succede è che la depth è un'informazione di natura tridimensionale, quindi quello che di fatto abbiamo è una mappa, se si può dire, altimetrica, no? Della scena che passa sotto la webcam, e quindi questo si riflette nel fatto che ne so, le teste delle persone avranno un colore più scuro delle spalle, che avranno un colore più scuro, scusami, le teste delle persone saranno l'elemento più scuro, le spalle un po' più chiare, e, non so, le gambe ancora più chiare, il pavimento chiarissimo, no? Quindi si traduce questa informazione di altezza in un'informazione di colore. Allora cosa facciamo? Prendiamo questi sensori, li distribuiamo in griglie, no? Immagina che ciascun sensore riprende un'area variabile che dipende dall'altezza, da un po' di cose, dalle lenti, eccetera, ma che può essere, non so, 8 metri quadrati, no? Noi prendiamo questi sensori, li distribuiamo in griglie, e questo ci dà la possibilità di riprendere superfici anche relativamente estese. Adesso l'ultimo setup che abbiamo realizzato fa tipo 300 metri quadri, qualcosa del genere. E grazie a questa informazione di profondità che, insomma, contenendo soltanto informazioni di altezza, non dà dettagli personali, quindi non ci dà la possibilità di riconoscere i singoli individui, di fatto cioè appare come una macchia, no? in questo campo di profondità, ma insomma la cosa importante è che sulla base di questi dati abbiamo sviluppato algoritmi che in modo estremamente accurato vanno a identificare la posizione delle persone, che è sostanzialmente la posizione di questi blob, piuttosto che del blob della testa, blob delle spalle, ma anche l'orientazione delle spalle, insomma come sono orientate le persone e così via. Il punto è che con questo tipo di tecnologie riusciamo ad acquisire traiettorie in modo molto accurato. La complessità computazionale non è molto bassa, quindi tocca processare su GPU, eccetera. No? Questi sono dettagli tecnici. E cosa facciamo? Andiamo a installare questi sensori nelle stazioni dei treni, piuttosto che in posti dove c'è una fisica della folla interessante, e lasciamo questi sensori a misurare per settimane, mesi, insomma, finché non abbiamo una mole di dati sufficiente. Considera che nel paper dell'Ig Nobel abbiamo lasciato questi sensori in una stazione del treno per un anno. In questa stazione del treno di Eindhoven passano circa, o passavano, insomma, prima del corona, circa 100.000 persone al giorno. E le misure che andiamo a guardare nel paper sono state acquisite nell'arco di 6 mesi all'interno di questo anno in cui i sensori sono stati nella stazione, e quindi abbiamo acquisito diversi milioni di traiettorie. Su questa base partiamo con la sì. Una cosa che vorrei aggiungere è che questa tecnologia di utilizzare depth map camera appunto ha parecchi vantaggi. Uno è quello di rispettare la privacy, perché appunto non stiamo riprendendo, no, delle foto, dei filmati, ma solo delle informazioni di distanza dalla telecamera. Ma poi appunto con questa installazione che punta dall'alto verso il basso, automaticamente risolviamo un sacco di problemi e abbiamo una grossa precisione nello stimare le posizioni dei singoli individui anche in situazioni di folla estremamente densa, perché è praticamente quello che riusciamo a vedere è l'altezza della testa delle persone e appunto addirittura eventualmente anche le spalle. Quindi, ammesso che, come dire, due persone non siano proprio baciandosi, no, in maniera molto riusciamo a distinguere le teste, e quindi questa è una cosa notevole, è una cosa che con installazione, per esempio, con telecamere angolate, no, messe, che so, magari su un muro, non riusciremmo a avere la stessa precisione. Quindi apre tante possibilità per quel che riguarda lo studio di folle dense. Sì, non sarebbe la stessa certezza. A me veniva in mente anche l'event camera, ma magari ha la stessa problematica di risoluzione. Un event camera che misura solo quando l'oggetto è in movimento. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che Alessandro stava parlando, anch'io stavo parlando di posizione delle persone, no? Posizione dei pedoni. In effetti la precisione che abbiamo è tale per cui, in effetti, quello che stiamo misurando, potremmo dire, è, come dire, il centro di massa della testa, non essendo noi corpi rigidi. Quello che riusciamo a vedere è che anche se una persona non sta camminando,
La posizione della testa magari si sta spostando, che so, di qualche centimetro, quindi diciamo riusciamo a tracciare informazioni che vanno addirittura al di sotto, anche sono più fini rispetto alla posizione media del corpo. E una cosa che ci chiedono, che immagino il comportamento dei pedoni alla fine non è influenzato dal fatto che si fossero osservati, loro lo sapevano, c'erano dei segnali o... Abbiamo fatto vari tipi di esperimenti, ovviamente in queste installazioni dobbiamo sempre informare, no? Però a seconda delle posizioni il tipo di informazione viene presentato in modo diverso, per esempio certe municipalità hanno, che so, dei siti web in cui informano, poi queste regole cambiano continuamente, però ecco, certe municipalità avevano, che so, una pagina web informando i tipi di telecamere o di altri sensori che erano installati nelle varie zone, in altre installazioni, per esempio la prima in assoluto che abbiamo fatto all'università, avevamo proprio uno sticker. Monitoravamo le persone sulle scale, diciamo, all'ingresso e all'uscita delle scale, c'era questa informazione che regolarmente ogni giorno poi veniva rimossa, non abbiamo mai scoperto da chi, noi la rimettevamo. Una domanda che tra l'altro è la stessa che gli ha fatto Cialfi alla cerimonia. Ragazza Smarties ci chiede se l'uso dei cellulari modifica o se potete osservarmi se l'uso del cellulare modifichi o meno il comportamento dei pedoni, se avete analizzato questo aspetto o se potete analizzarlo. Dunque, diciamo questo, sicuramente nei dataset di traiettorie che acquisiamo abbiamo persone che guardano il cellulare, che non guardano il cellulare, che stanno parlando col vicino, che non stanno parlando col vicino, eccetera. Perché, insomma, acquisendo dataset in una maniera 24/7, chiaramente troviamo l'intero campionario, l'intero bestiario immaginabile del comportamento umano. Quindi sicuramente osserviamo persone che hanno un comportamento modificato dal cellulare piuttosto che dal fatto che dovevano andare in bagno, piuttosto che da quest'altro fatto e così via. Vengono per mano. Esattamente. Ora, ci sono delle cose che sono più facili da misurare, delle cose che sono meno facili da misurare, tipo appunto orientazione delle spalle, facile, insomma, non facile da misurare, ma misurabile. Il fatto che la persona ci abbia il borsone, il trolley, eccetera, non particolarmente facile da misurare, ma misurabile. Ora, andare a misurare nel dato di profondità se una persona si sta guardando il telefonino è qualcosa che probabilmente ci potrebbe tenere impegnati per i prossimi mesi. Non l'abbiamo ancora fatto, ma Sì, probabilmente ci può. se posso aggiungere su questo, chiaramente c'è sempre un compromesso tra il livello di risoluzione che uno vuole e la superficie che riusciamo a coprire dato un certo numero di sensori. Per cui, diciamo, soprattutto nei primi studi, compreso questo che ha vinto il premio, eravamo interessati veramente alla posizione delle persone, quindi alla dinamica delle persone, quindi i sensori erano posizionati a un'altezza un po' maggiore. Se uno volesse riuscire ad individuare con precisione, per esempio, se una persona ha in mano un cellulare, probabilmente avrebbe bisogno di installare sensori un po' più bassi e questo riduce automaticamente la superficie utile che viene osservata. Quindi, diciamo, a seconda di che cosa uno vuole osservare, può effettuare un'installazione, un tipo di installazione piuttosto che un altro. Questo è sicuramente vero. Ora, dato questo assetto sperimentale e avere la disposizione di un enorme dataset di traiettorie e di eventi, si possono studiare tantissime cose. Questo è un grande parco giochi per una serie di tipi di modelli. Ora, c'è un filo conduttore che emerge, sembra emergere da questi studi. Voi state studiando questo da un po' di anni ormai. C'è qualche profonda considerazione che vedete che emerge e che volete condividere? Cioè, in termini generali, cosa ci insegnano questo tipo di studi sul Forse comportamento dei pedoni? posso provare a rispondere, poi passo la parola a Alessandro anche su questo punto. Diciamo,
quanto fisici abbiamo proprio il desiderio di riuscire a capire che cosa succede, e chiaramente questo è un sistema complesso nel vero senso della parola, quindi abbiamo polle con dinamiche molto diverse, alcune più semplici, altre più complicate. Noi siamo partiti intenzionalmente dalle situazioni più semplici. Addirittura il primo studio, che è stato una specie di studio di fattibilità anche per quel che riguarda i sensori e la tecnologia, è stato effettuato in un piccolo corridoio in università, dove sostanzialmente passava, come dire, una persona ogni tanto, sostanzialmente nel corridoio per la gran maggior, insomma, maggior parte delle volte solamente una persona era presente, occasionalmente due, molto più raramente tre, e penso che abbiamo misurato qualche volta sei, ma proprio sarà capitato. Quindi in una situazione del genere, chiaramente quello che uno va a vedere è come si comporta una persona che cammina in un corridoio stretto con due pareti laterali. In effetti questo a me personalmente ricorda un po' la dinamica dei gas rarefatti. I gas rarefatti, abbiamo delle molecole che vanno a giro, e il gas è così rarefatto che è abbastanza raro collidere con un'altra molecola, e invece quello che succede più frequentemente è collidere contro una delle pareti. Adesso uno potrebbe osservare, beh, in effetti queste persone non andavano a sbattere con le pareti. È vero che non andavano a sbattere, ma non andavano a sbattere proprio per il fatto che costantemente c'erano delle collisioni, nel senso che con gli occhi, osservando la posizione delle pareti, costantemente la persona che cammina in questo corridoio aggiusta la sua traiettoria in modo da non sbattere contro. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe pensare a questo stimolo, a questa informazione visiva, come la causa poi di una forza, cioè di una mia reazione, che fa sì che resto a camminare all'interno del corridoio. Quindi questa situazione qui, che già è molto interessante, perché appunto uno potrebbe pensare, una persona che cammina nel corridoio camminerà con una certa velocità media, circa un metro al secondo, e che altre cose interessanti si possono mai scoprire. In effetti, misurando di nuovo con grande statistica, precisione in una situazione così di vita reale, quindi non chiedendo a un amico o a uno studente di camminare in un corridoio, ma effettivamente andando a guardare che cosa succede, ci siamo resi conto che ogni qualche migliaio di persone che passano, capita che una persona esattamente nell'area che viene ripresa dai nostri sensori cambia idea e torna indietro. Allora, questa cosa qui è appunto... si visualizza in maniera molto semplice, osservando la distribuzione di probabilità della velocità per ogni singola traiettoria, per ogni singola persona che passa nel corridoio, concentrandosi solamente sulle persone che vanno da sinistra verso destra, ci troviamo con un picco intorno a più un metro al secondo, approssimativamente. Alcune persone ogni tanto vanno più veloci, quindi c'è una coda a valori di velocità un pochettino più grandi di un metro al secondo, e poi una coda a velocità un po' più bassa di un metro al secondo, che continua fino a valori negativi. E questi contributi derivano proprio dalle persone che dal lato sinistro entrano, iniziano a camminare nel corridoio, proprio in questa zona che veniva ripresa dai nostri sensori, e poi per qual motivo non si sa, decidevano di tornare indietro. Magari si erano dimenticati qualcosa, questo non possiamo saperlo, però questo fenomeno è statisticamente riproducibile, e questo in effetti fa anche riflettere sull'importanza di fare questi esperimenti proprio in situazioni di vita reali. Perché se prendo 100 amici e chiedo, voglio fare un esperimento, mi potete aiutare, potete camminare in questo corridoio da sinistra verso destra? Beh, loro entreranno a sinistra e usciranno a destra, quindi non capiterà mai che a un certo punto disobbediscono, no? E decidono di tornare indietro. Beh, magari diciamo, potrebbe capitare anche quello, però sicuramente con una frequenza, no? Con una frequenza magari più bassa, al di là appunto anche della difficoltà di avere una statistica tale da riuscire a osservare queste cose. E quindi già in una situazione così semplice emergono dei comportamenti inattesi, o meglio, ripensandoci poi a posteriori, diciamo, non sono così inattesi, cioè possiamo ben immaginare che capiti, no? Che possiamo cambiare idea e tornare, no? Sui nostri passi. La cosa, se vogliamo, inattesa è il fatto che questo comportamento è riproducibile, cioè questa feature qualitativa del fatto che le persone che camminano con una certa frequenza tornano indietro,
l'abbiamo ritrovata poi anche nella stazione dei treni, giusto per fare un esempio, quindi anche in un setting completamente diverso, troviamo che se uno effettivamente vuole descrivere in maniera quantitativa la statistica dei pedoni che camminano, deve introdurre questa feature che a mio avviso, diciamo, era assente nella stragrande maggioranza dei modelli matematici. Quindi, diciamo, siamo partiti da questa situazione molto semplice, poi nell'esperimento effettuato nella stazione di treni siamo andati a guardare appunto situazioni di flussi in direzioni opposte. Questo è un corridoio più grande, sottopassaggio sotto la stazione, e si trovano persone che, come dire, entrano e escono dalla stazione, e a seconda dell'ora, se è appena arrivato un treno oppure se è mattina o sera, i livelli di densità, i flussi, possono variare anche di molto. Quindi in effetti queste misure non costituiscono un solo esperimento, ma sì, sono una miniera d'oro su tanti possibili comportamenti diversi che poi possiamo andare a studiare concentrandosi su quei momenti in cui solo poche persone erano presenti, piuttosto che il momento in cui invece avevamo una grossa densità, e quindi possiamo vedere che con la grossa densità, che so, la velocità media si riduce. Possiamo andare a studiare che cosa succede quando tante persone stanno andando in una direzione e un altro poveretto cerca di andare in direzione opposta, quindi la diffusione, no, di un singolo all'interno di una folla che sta venendo contro. Quindi questo è un altro esempio adesso, no, di interazione tra pedoni, non solo con le pareti, ma tra pedoni in situazioni di densità diversa. E poi forse una delle situazioni più complicate su cui ci stiamo concentrando anche adesso è la situazione di densità molto alte. Le situazioni di densità molto alte, comportamenti dei flussi, il comportamento del sistema può cambiare di molto. Sappiamo che appunto in certe situazioni possono anche poi verificarsi incidenti, e quindi, diciamo, è particolarmente importante cercare di capire se ci sono delle quantità che possono essere misurate, magari anche semplicemente per allertare, no, su che cosa sta per succedere. Quindi, diciamo, il parallelo con la situazione dei fluidi, partendo da un gas rarefatto, che sono un fluido newtoniano, chiamiamolo così, a una situazione di un fluido complesso, quindi con una fenomenologia, una reologia complessa, secondo me è stato un po' parallelo con il comportamento delle folle in situazioni diverse. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa su? Che dire? Direi che appunto sono d'accordo con Federico. Negli anni abbiamo considerato casi via via più strutturati, no? Partendo dalla condizione di densità bassa fino a condizioni di densità più elevata. Di recente abbiamo iniziato a considerare un ulteriore elemento che si può introdurre nel sistema, che è la domanda: possiamo, indipendentemente dalla densità, andare a influenzare il comportamento dei pedoni? Nel senso, fino a pochi anni fa ci limitavamo a guardare, a osservare il sistema, insomma, nella sua habitat naturale, se possiamo così dire, e da qualche anno a questa parte, da un paio d'anni a questa parte, abbiamo iniziato a porci la domanda se possiamo influenzare il comportamento dei pedoni andando ad influenzare in modo più o meno visibile questo habitat naturale, no? Quindi, se ad esempio vado a influenzare l'illuminazione, questa nuova illuminazione indurrà dei pattern di movimento dei pedoni diversi? Sì, no? Se ad esempio, queste sono cose che facciamo più di recente, andiamo a introdurre un suono spazializzato, il comportamento dei pedoni cambia? Sì, no? E quindi, diciamo, se vuoi, il percorso naturale di questo studio dei pedoni parte dalla condizione diluita, quindi un pedone che interagisce soltanto con le pareti, prosegue nella direzione della folla densa e al momento considera anche la possibilità di andare a influenzare questo sistema pedonale, cioè andare a capire quali sono, se vuoi, le azioni esterne che possono essere messe nel sistema per indurre comportamenti diversi. E questo chiaramente non solo ha interesse, se vuoi, fondamentale, ma chiaramente fortissimo interesse applicativo, perché se sei in un museo, ad esempio, vuoi che i tuoi visitatori siano quanto più possibile qui distribuiti sulla superficie del museo, perché questa è la condizione che massimizza il comfort, no? E questo
opposto alla situazione in cui hai tutti i visitatori che si concentrano in una sola stanza e per lo più sono tutti in una condizione di scarso comfort. Quindi vorresti che il tuo environment sia tale da suggerire ai visitatori di andare in questa piuttosto che in quest'altra stanza in modo da raggiungere un ottimo globale in cui la superficie sia equiutilizzata. Oppure, che ne so, siamo in uno stadio, i tifosi stanno uscendo, allora vorresti che per massimizzare, no, il flusso d'uscita, vorresti che l'environment sia tale da guidare i tifosi a prendere questa piuttosto che quest'altra uscita. Ora, ben inteso, quello che succede oggi è che ogni qualvolta un'azione attiva è necessaria, soprattutto in condizioni di problemi di sicurezza, quello che succede è che si prendono degli steward, quindi gli esseri umani, che con la tutina gialla vanno sul campo piuttosto che vanno nel museo e indicano, no, o suggeriscono alle persone in modo più o meno spintaneo di prendere questa o quest'altra strada. Quello che facciamo noi è chiederci se questo tipo di intervento possa essere automatizzato, e questo chiaramente, cioè l'automatizzazione di questo tipo di intervento dà in principio anche la possibilità di un'azione molto più capillare, no? Mentre quando sei in uno stadio, se hai a disposizione 20 steward, puoi, diciamo così, orientare i pedoni in 20 posizioni diverse, cioè, potendo lavorare ad esempio sull'intensità luminosa, puoi fare un'azione molto più distribuita, molto più capillare, che diventa molto più difficile con gli steward. E ad esempio, immagina che facciamo questo tipo di attività in collaborazione con i musei, i quali dicono che al momento appunto hanno questo personale che deve essere, diciamo, nei giorni più trafficati, deve andare all'interno del museo a chiedere alle persone di non entrare in questa stanza o in quest'altra stanza, e è chiaro che il museo preferirebbe spendere questo personale per fare attività, ad esempio, di informazione, no, del pubblico, piuttosto che chiedere loro di, diciamo, limitarsi a indicare di andare a destra e a manca. E quindi, diciamo, lavoriamo anche per creare questa possibilità, no, di dare la possibilità a persone nei musei di, insomma, al personale dei musei di svolgere magari una funzione educativa piuttosto che una funzione semplicemente di traffic management. Su questo punto vorrei aggiungere che da un lato lo sviluppo di modelli matematici è fondamentale, perché è solo sulla base di questi modelli che possiamo quantificare esattamente qual è l'effetto di certi stimoli. Alessandro menzionava per esempio l'illuminazione, giocare con l'illuminazione può invogliare le persone ad andare in una direzione piuttosto che un'altra, però quanto è efficace, per esempio anche come funzione dell'intensità dell'illuminazione, per riuscire a rispondere a queste domande dobbiamo essere in grado di capire sul flusso medio oppure le fluttuazioni e via discorrendo. L'altra cosa importante di questo tipo di crowd management automatizzato è che in effetti accoppiandolo con i sensori di cui parlavamo prima può agire in tempo reale. Quindi può osservare lo stato della folla e intervenire in tempo reale, o addirittura se riusciremo a sviluppare dei modelli sufficientemente accurati, uno potrebbe fare una cosa che potrebbe essere chiamata tipo real time forecast, cioè riuscire sulla base dello stato del sistema, per esempio sulla base di quello che viene registrato all'ingresso di una stazione, si potrebbe prevedere più o meno quello che è lo stato, che potrebbe essere lo stato della piattaforma dei treni 5 minuti dopo o 10 minuti dopo, e quindi riuscire a intervenire per tempo sulla base di questa previsione che viene aggiornata in tempo reale. Ovviamente il campo delle applicazioni è molto vasto, già ci hanno domandato appunto che applicazioni pratiche può avere, c'è una pletora di possibili applicazioni, cui magari parleremo anche dopo. Avete studiato appunto, queste sono delle considerazioni generali, però avete studiato tanti aspetti uno dopo l'altro, e in particolare, allacciandosi al premio dell'Ig Nobel, la pubblicazione che è stata premiata riguarda lo studio utilizzando questo database. A proposito,
ci chiedono il database di dataset è disponibile, è possibile consultarlo e utilizzarlo? Avrete o avete dei piani per pubblicarlo? Rispondo io, rispondi tu? Sì, fai pure tu. Allora, abbiamo disponibile il dataset del lavoro precedente a questo qua dell'Ig Nobel, nel senso questo lavoro dell'Ig Nobel ha seguito, che considera appunto il processo con cui i pedoni si evitano, ha seguito un lavoro in cui abbiamo studiato semplicemente il pedone libero, per così dire, quindi senza collisioni, se non eventualmente con le pareti, e in quel caso il dataset l'abbiamo già rilasciato. E, insomma, lo trovate linkato sul nostro sito, che è crowdflow.pis.tv.nl. C'è anche una pagina GitHub in cui ci sono degli esempi di script su come lavorare col dataset, insomma, come plottare delle statistiche di base, eccetera. E, il dataset dell'Ig Nobel non l'abbiamo ancora rilasciato, e nei piani in verità per rilasciarlo, solo che lasciare dataset così grandi, eccetera, è sempre un lavorone, perché richiede, insomma, pulizia, richiede, come si dice, di fare degli script in modo che le persone abbiano dei puntatori minimi per interagire col dato e così via, cosa che onestamente non abbiamo ancora avuto il tempo di fare, ma è sicuramente nell'agenda. C'è sempre questo problema. Quindi sì, parlavamo di questo lavoro dell'Ig Nobel sulle avoidance, sui pedoni che si evitano, insomma, in questi sistemi, studi, in questi ambienti complessi. A proposito, era fatto nella stazione del treno, quindi quali sono i vostri takeaway points, le vostre conclusioni a proposito di questo studio? E cosa volete raccontarci? Sì, forse posso iniziare su questo punto. Diciamo, uno dei motivi per cui ci siamo concentrati sulla, diciamo, collisione a due pedoni, in realtà era una specie di validazione del modello che avevamo sviluppato nel corridoio. Stavo parlando prima della situazione di una persona che cammina da sola in linea retta. E questa persona che cammina sola in linea retta, a causa del fatto che abbiamo sensori molto precisi, in effetti cammina oscillando. Si riesce a vedere dal tracciato dei sensori una piccola oscillazione, proprio causata dal fatto che prima appoggiamo il piede destro, poi il piede sinistro, piede destro, piede sinistro. Quindi si riescono a vedere queste oscillazioni, sia per quel che riguarda, che so, la posizione trasversa, che riguarda le fluttuazioni nella velocità. Quindi abbiamo sviluppato un modello per descrivere questo comportamento e anche per descrivere appunto queste inversioni di cui parlavo prima, cioè che ogni tanto le persone tornano indietro. Abbiamo utilizzato un'equazione Langevin per descrivere questa situazione. Quindi in questa situazione praticamente abbiamo pensato che le persone volessero camminare lungo una linea retta però, diciamo, non riuscendo a farlo alla perfezione, perché non siamo dei robot con delle ruote, avevano queste oscillazioni, e abbiamo modellato queste oscillazioni tramite un termine di richiamo, tipo in un potenziale, e appunto all'interno di questa equazione Langevin. Adesso, in questa stazione dei treni abbiamo a che fare con un corridoio, ma molto più ampio, per cui le persone che si trovano a camminare in questo corridoio in effetti potrebbero camminare lungo questa linea o lungo ogni altra linea parallela, diciamo, a meno di non trovarmi in una situazione in cui struscio contro uno dei muri, chiaramente non voglio fare, ma altrimenti, diciamo, infinite possibilità su scegliere questa linea su cui cammino. In effetti la selezione di questa linea deriva probabilmente da dov'è che entro nella stazione. Se entro da questa porta piuttosto che dall'altra porta, continuo a camminare dritto, non c'è nessun motivo per cui dovrei spostarmi un po', no? Vicino, che so, al muro di sinistra o al muro di destra. E quindi quello che siamo andati a vedere qua era se potevamo estendere questo modello su una situazione in cui due persone per caso si trovavano a impattare, diciamo, se non avessero fatto niente. Questo può succedere perché il corridoio è molto lungo, una persona entra
no, da questo lato della stazione, un'altra sta uscendo dall'altro lato, e a un certo punto si rendono conto che avevano proprio selezionato, diciamo, la stessa linea o molto vicina, quindi diciamo il parametro di impatto sufficientemente piccolo da farle collidere. E quindi quello che abbiamo fatto è estendere questo modello basato sull'equazione di Langevin con una dinamica della diciamo posizione, una dinamica della linea, una dinamica della posizione preferita su cui vorrei continuare a camminare. E quindi quello che abbiamo osservato è che sostanzialmente le persone che arrivano si vedono, iniziano a scansarsi e poi continuano a camminare diritti lì dove si trovano, perché in effetti, diciamo, perché dovrei fare lo sforzo di ritornare sullo stesso percorso di prima quando uno vale un altro? Quindi diciamo questa era stata un pochettino la motivazione, cioè cercare di capire se adesso questa situazione un pochettino più complicata poteva comunque essere spiegata sulla base del modello che avevamo sviluppato in precedenza, e quindi capire anche se appunto il modello era robusto, se c'era una qualche universalità nel comportamento, e diciamo a mio avviso questo è stato il risultato più interessante di questo lavoro, perché abbiamo dimostrato che in effetti questo è possibile, e abbiamo fatto questa piccola, no, estensione che tiene adesso in considerazione il fatto che c'è uno stato, lo stato appunto è la linea su cui mi trovo, una specie di simmetria continua che corrisponde alla linea su cui i vari pedoni possono camminare. È veramente affascinante questo parallelo fra un movimento di pedoni, cioè di appunto l'essere forse più complesso che uno può immaginare, e le particelle nel moto browniano, col termine di diffusione, che è invece la situazione più semplice che uno può immaginare. È veramente interessante come statisticamente anche questi esseri complicati come noi siamo si comportano in un modo che la fisica può aiutare a interpretare con le nostre simmetrie. Questo non è così stupefacente, perché succede spesso in fisica che fenomeni complessi a una certa scala, quando vengono osservati a scale più grandi, in effetti solo alcune feature, alcune caratteristiche della fisica che avviene a scale più piccole sono effettivamente necessarie, e i dettagli spesso non sono nemmeno così importanti. Per esempio, se uno pensa a passare dalla teoria cinetica dei gas alla termodinamica, no? Effettivamente per raggiungere equilibrio è necessario avere collisioni, ma i dettagli delle collisioni tra molecole non sono necessari. Quindi diciamo, da questo punto di vista, se vogliamo, probabilmente sta succedendo qualcosa di simile, anche se qua effettivamente nei dettagli di piccola scala ci stanno anche aspetti legati alla psicologia, la volontarietà di un comportamento piuttosto che un altro. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Ma che dire, diciamo che c'è, come diceva Federico, abbiamo usato equazioni tipo Langevin, chiaramente anche a questo livello c'è uno sforzo modellistico, nel senso che appunto l'equazione Langevin descrive la collisione delle particelle piccole sulla particella grande, eccetera. Nel nostro caso abbiamo utilizzato un'equazione di tipo Langevin, ma lo sforzo modellistico è stato trovare quel termine che all'interno dell'equazione di Langevin governa l'attività, se vuoi, no, dei pedoni. Cioè, quando parliamo di pedoni parliamo di una classe di particelle, una classe di sistemi fisici che è chiamata generalmente particelle attive, perché diciamo in modo opposto alla particella passiva, è una particella che ha la capacità di trasformare energia interna in moto, no, in energia cinetica. E quindi dal nostro punto di vista lo sforzo modellistico è stato inserire nell'equazione di Langevin quel termine che va a tradurre la propulsione, cioè la capacità che hanno i pedoni di muoversi diciamo di spontanea volontà, no? E questo praticamente richiede, a livello di equazione di Langevin, di modificare, se vuoi, il termine d'attrito, di introdurre una cosa che può essere chiamata, insomma, in vari contesti chiamata anche attrito attivo, ovvero qualcosa che modella il fatto che il pedone è in grado attivamente di introdurre energia nel sistema, e la qualcosa si traduce poi nel moto del pedone stesso. Quindi, se vuoi, elemento modellistico è appunto l'introduzione di questi attriti attivi, e di trovare una formulazione di un attrito attivo che
sia, diciamo così, che dia origine a delle traiettorie che hanno statistiche analoghe a quelle che possiamo misurare nelle traiettorie reali. E niente, questo è un po' lo sforzo modellistico. Che cosa possiamo dire? Diciamo, effettivamente, non so, l'articolo dell'IG Nobel è connesso a una molteplicità di challenges, nel senso, lì, come diceva Federico, abbiamo fatto un passettino, diciamo, un top del modello del pedone libero, siamo andati a studiare la collisione. Questo, diciamo così, ha una molteplicità di challenges connessi, legati al fatto che siamo andati a studiare la collisione in dataset di pedoni reali, no? Quindi immagina che adesso ci troviamo a lavorare con dei dati estratti in una stazione del treno, e in una stazione del treno quello che in realtà succede sono una molteplicità di esperimenti diversi, uno di fila all'altro, no? Immagina che alle 5 del mattino la stazione del treno è una stazione fatta di pedoni liberi, no? Perché ne passa uno, poi aspetti 5 minuti, ne passa un altro, poi aspetti 5 minuti, ne passa un altro ancora, eccetera. E già se vai verso le 8 del mattino, la stazione del treno è un esperimento di folla densa, no? Perché sono tutti i pendolari che si muovono e così via. Vai alle 9, allora inizi a trovare i pedoni che si evitano. Vai alle 11, magari c'è di nuovo il pedone libero perché sono tutti a lavorare, a mezzogiorno c'è la pausa pranzo, quindi ci sono di nuovo i pedoni che si evitano, eccetera. Quindi un aspetto che è studiato anche nel paper è diciamo, il modo in cui da questa successione di esperimenti, no, che si verificano in una stazione del treno, quindi il fatto che ad esempio alle 8 a random c'è la folla densa, subito dopo c'è la folla diluita, subito dopo ancora c'è il counterflow, poi c'è il coflow, eccetera. Insomma, uno degli aspetti del paper è stato anche quello di andare ad avere una metodologia che permette di andare a mettere... ad andare ad aggregare tutti gli esperimenti simili, no? Nel senso, immagina, mo c'è un dataset di 5 milioni di traiettorie, ma che appartengono a condizioni di folla tutte diverse tra di loro, ma nel paper vogliamo andare a studiare la situazione del levitamento, quindi dobbiamo andare a identificare tutti i dati puliti, se vuoi, che hanno a che fare esclusivamente con i pedoni che si evitano, per dire, no? E quindi, insomma... pedoni in folla densa, oppure un pedone che cammina in una folla densa, eccetera. Quindi uno degli aspetti del paper è stato anche andare metodologicamente ad individuare come estrarre dati simili e come estrarre i dati che erano di nostro interesse a fronte di questo enorme dataset. E, diciamo, estrarre questi dati e anche estrarli in un tempo finito. Ecco, questa è una problematica indifferente. Credi sia stata quella la difficoltà maggiore del paper, l'estrazione e catalogazione di queste Okay. Onestamente, cioè, ad essere onesti, direi che non c'è stato un aspetto molto più challenging di tutti gli altri. Dal mio punto di vista, quello che facciamo è, se vuoi, una ricerca che vada dal... Visto che siamo tra i pochi a fare questo tipo di ricerche, dobbiamo necessariamente andare dal produttore al consumatore, nel senso che dobbiamo fare ogni elemento della pipeline della ricerca, che è diciamo, andare sul campo, progettare il sistema di misura, installare il sistema di misura, andare a fare le misure, diciamo, parliamo di qualche cosa che generava 100 giga di dati al giorno, no? Quindi anche solo... avere un sistema che regga il fatto che questi 100 giga di dati viaggino da una stazione all'università è un challenge per sé. Ora immagina avere 100 giga di dati al giorno che vengono generati per mesi, devono essere processati, eccetera. E una volta che andiamo a fare il processing è dove inizia la fisica, quindi vuol dire processare, insomma, centinaia di giga, e solo allora possiamo iniziare a fare i fisici, eccetera. Una volta che iniziamo a fare i fisici, ci troviamo nella condizione in cui diciamo, iniziamo ad analizzare un certo scenario e ci rendiamo conto che in realtà non era esattamente lo scenario che volevamo andare ad analizzare. Questo vuol dire ritornare al dataset originale, riprocessarlo, eccetera, eccetera. Insomma, questi sono molti dei challenge che... Per essere più concreto sui punti che Alessandro stava menzionando, avevamo già esperienza grazie a questo piccolo pilot che avevamo fatto all'università, avevamo già esperienza sull'infrastruttura, su questi sensori, quindi avevamo già tutta l'apparecchiatura pronta,
Nonostante ciò, per riuscire ad avere tutti i permessi e effettuare l'installazione nella stazione, mi sono voluti circa 9 mesi. E questo semplicemente per riuscire ad avere permessi giusti da tutti i vari stakeholder. L'installazione è stata effettuata da una ditta, chiaramente, che è autorizzata, no, a effettuare questo genere di lavori. Una volta effettuato tutto questo, abbiamo scoperto effettivamente la questione dei dati, che non potevamo utilizzare la rete internet della stazione per questione di sicurezza. E quindi siamo riusciti a trovare una persona che ci ha risolto il problema, costruendo un ponte radio da un'antenna piazzata sul tetto della stazione a un posto non meglio precisato, e comunque, diciamo, ci ha noleggiato questo ponte radio, e così abbiamo risolto il problema. Però appunto questi erano, diciamo, problemi. Era una curiosità rispetto al ponte radio, nel senso che il signore ci ha gentilmente installato il ponte radio, noi eravamo felicissimi, perché tra l'altro un ponte radio ha un internet spettacolare, se non che il signore dopo un giorno e mezzo ci chiama e ci dice: no ragazzi, voi state massacrando l'intera banda che è disponibile al nostro ponte radio, potete usare internet soltanto dalle 2 alle 4 del mattino. Sì, diciamo, questi sono i problemi tecnici, e diciamo ne avremo molti da raccontare, non solo su questa installazione ma anche su altre. E poi, come diceva Alessandro, effettivamente uno che si trova di fronte ai dati deve iniziare a pensare che cosa farci. E quando lo inizia a fare, chiaramente non torna niente. All'inizio non torna niente perché i programmi ancora sono pieni di bug, perché ancora non abbiamo ben definito che cosa significa magari avere 2 persone che non sono disturbate, riuscire a escludere che non ci sia qualcuno in prossimità e via discorrendo. Quindi iniziano a venire delle idee e poi non tornano, e poi, diciamo, le idee stesse vengono guardando i dati. Quindi, diciamo, lì proprio il lavoro del fisico, che richiede di per sé, diciamo, mesi a guardare i dati, a discutere. Però è bello, penso, almeno. Io sono un teorico, quindi non ho tutta questa grande pipeline. Mi creo i dati e me li analizzo da solo. E non ho questa parte appassionante anche del lavoro, che consiste nel trovare soluzioni a problemi a volte di natura stravagante, non sempre di natura fisica. Se non ricordo male, proprio nel primo lavoro con i pedoni della stazione, la prima volta che abbiamo guardato i dati avevamo valori di accelerazioni dei pedoni strepitose. Chiaramente sono sempre dei problemi, no? Con la registrazione dei dati, ogni tanto si perde, si perde qualche dato, allora, oppure c'è del rumore, no? Magari all'epoca, soprattutto gli algoritmi che stavamo utilizzando erano ancora, no? Diciamo, in sviluppo. Semplici, diciamo, poi sono stati migliorati nel corso degli anni in maniera notevole. E quindi ogni tanto magari qualche posizione veniva identificata male, quindi improvvisamente, ecco, era come se un pedone, no, si fosse spostato tantissimo con velocità e accelerazioni incredibili. E quindi, diciamo, questo fa parte del lavoro, ma è divertente, diciamo. Alessandro, te adesso non so se hai passato la tua carriera di ricerca su questo argomento, con queste particolarità molto, molto interessanti. Ti piacerebbe anche fare altro? Hai fatto anche altro? Qual è il tuo argomento preferito, diciamo così, e quale argomento ti piacerebbe approfondire? Ok, questa è una domanda difficile. Ma quello che ti posso dire è che, diciamo, lo studio dei pedoni, come ho già detto prima, ha richiesto di mettere a punto tante cose dal punto di vista tecnico, no? Quindi come registrare, come fare il tracking dei pedoni e così via. E la cosa interessante è che diverse dalle tecniche che abbiamo dovuto sviluppare per andare a studiare i pedoni sono poi tornati utili in altri contesti di cui ci occupiamo adesso. Ad esempio,
per attaccare altri contesti al di là dei pedoni, ecco, ad esempio per attaccare il problema della folla densa uno deve iniziare ad utilizzare algoritmi di machine learning piuttosto sofisticati e diciamo abbiamo iniziato quindi a guardare il machine learning intorno al 2016, così 2015, che era un po' il momento in cui il machine learning stava esplodendo, ma questo ci ha messo in una posizione poco dopo di iniziare a utilizzare il machine learning per studiare la fluidodinamica, ad esempio, no? E quindi questa è un'altra cosa di cui mi sto occupando, che trovo molto appassionante, no? Nel senso che abbiamo visto in studi recenti, ad esempio, che con machine learning possiamo capire certe fenomenologie connesse al caos, piuttosto che, anzi, fammi dire così, che il machine learning riesce a capire certe fenomenologie connesse al caos o alla turbolenza molto meglio dei nostri, dei migliori modelli che sono disponibili a oggi, no? E questo apre tutta una serie di domande molto, molto appassionanti che sono, diciamo, sulla linea di che cosa riesce il machine learning a capire che noi non siamo ancora riusciti a capire, no? E quindi questa insomma, apre, direi, una serie di direzioni assolutamente interessanti, no? Ad esempio di recente siamo andati a utilizzare il machine learning per andare a stimare certe proprietà dei flussi turbolenti, per andare a vedere che il machine learning riusciva ad avere un'accuratezza di ordini di grandezza migliore di quello che riusciamo a fare noi, cioè di quello che si riesce a fare solo utilizzando tool di fisica statistica, no? Quindi questa cosa apre una pletora di interrogativi interessanti, no? Tipo, se il machine learning ci riesce a fare così meglio di noi, vuol dire che ci deve essere all'interno di questi segnali dell'informazione che noi non siamo ancora in grado di estrarre, no? Quindi sicuramente deve essere possibile estrarre queste informazioni, il problema è come, no? Quindi fare ad esempio reverse engineering di quello che fa il machine learning è una cosa che sto facendo di recente, che è piuttosto interessante. Ci sono tantissimi argomenti, abbiamo anche un po' di domande dal pubblico. Scusate, devo leggere i nickname, non sono sempre facili da leggere, almeno per me. Chiede, per quanto riguarda l'influenza del suono sulle folle di cui abbiamo parlato, potrebbe essere interessante andare a vedere se e cosa succede con la musica di sottofondo di vario genere. Di fare un genere musicale, penso intenda in questo senso. Voi avete fatto, quando parlavate degli studi su degli stimoli attivi, avete anche provato a studiare la musica e l'influenza della musica? Questa è una cosa su cui ci stiamo attrezzando, diciamo, che contiamo di fare prossimamente. Chiaramente sono già stati fatti lavori in questa direzione, però come spiegavo prima, l'infrastruttura che abbiamo sviluppato, installato nella stazione e anche i modelli matematici che abbiamo sviluppato e i tool statistici che abbiamo a disposizione ci consentono adesso, se effettuiamo uno studio del genere, di riuscire a quantificare in maniera molto precisa qual è l'effetto magari in sottofondo piuttosto che di un altro, oppure semplicemente anche delle informazioni che possono essere passate, no, alle persone che si trovano nella stazione. E Joe Sanz chiede se avete mai collaborato con scienze sociali e psicologia. Oh, assolutamente. Allora, questo è un ottimo punto perché giustamente la matematica si limita alla possibilità di sviluppare un modello che riesce a spiegare i dati, però magari non siamo in grado di spiegare il perché, perché quel modello, perché quel comportamento. Quindi la psicologia ci può aiutare a capire da un lato il perché di certe cose che sono, no, magari anche modellate in maniera accurata, oppure ci possono anche aiutare a considerare quali sono le variabili in gioco. Se penso al fatto che una folla può comportarsi in maniera diversa a seconda del fatto che, non so, per esempio se piove magari le persone vanno più veloce perché non si vogliono bagnare, oppure una folla di persone che stanno tornando a casa dopo una giornata di lavoro si comporta in maniera diversa da una folla di tifosi della stessa squadra di calcio che si sentono parte di una grossa famiglia e quindi la stessa folla magari si comporta, no, in una maniera molto più correlata e simile. Quindi la psicologia sicuramente è fondamentale per riuscire a capire quali sono le variabili o le cose che
E qui dobbiamo fare attenzione che o gli stimoli stessi che possono essere applicati e che possono sortire qualche effetto per quel che riguarda, per esempio, crowd management. Quindi in effetti siamo da parecchi anni in contatto con dei colleghi psicologi e abbiamo anche organizzato un workshop su fisica e psicologia delle folle di persone qualche anno addietro. E l'altra cosa che volevo menzionare è che in effetti questi stessi dati, questo stesso tipo di studi, questo è un problema molto aperto, no? Molto ampio, quando parliamo appunto di questi dataset, come dicevamo prima, sono delle miniere d'oro su cui si possono testare varie idee, sviluppare tanti modelli. Questi li usiamo anche per dei corsi che vengono insegnati all'università, e in questi corsi gli studenti devono affrontare non solo la parte di modellistica quantitativa, ma anche la parte di psicologia e di etica, perché abbiamo a che fare appunto con esperimenti che coinvolgono persone, e quindi il fatto di poter raccogliere delle informazioni, di osservare, misurare, no? Per quanto i nostri sensori siano anonimi, c'è comunque un aspetto, no? Di collezionare dati a proposito di persone, e addirittura poi c'è la parte eventualmente del nudging, cioè dell'applicare certi stimoli, no? Per influenzare. Tutte queste cose hanno chiaramente implicazioni etiche importanti, e quindi gli studenti all'interno di questo percorso, che sono praticamente tre corsi, un singolo grosso progetto, si trovano a affrontare questi diversi aspetti, e siamo coinvolti ad insegnare questi corsi, siamo coinvolti noi come fisici e dei colleghi che invece supportano la parte di psicologia e di etica. Chiedono anche, non è proprio il vostro ambito, perché vi occupate delle, non so, no, almeno non so se avete lavorato anche in questo ambito, ma se è possibile, sulla base dei vostri sensori, se riuscite, se ogni individuo ha una gate, una caratteristica, cioè quello che io in inglese trovo con gate, una camminata particolare, che lo individua unicamente o meno? Allora, questa è una domanda estremamente interessante, e sicuramente non lo sappiamo fare. Diciamo, sarebbe interessante saperlo fare, ma non lo sappiamo fare, nel senso che all'interno di milioni di traiettorie, diciamo, nonostante la precisione dei nostri sensori, non penso, almeno personalmente non ho idee su come questo potrebbe essere fattibile. Avevamo pensato in passato anche a possibilità di riuscire a ridentificare le persone, chiaramente qui di nuovo ci sono degli aspetti di privacy importanti, e quindi andrebbe fatto in un modo volontario, per esempio su base volontaria, magari con delle persone che decidono di partecipare nell'esperimento, magari si mettono nello zaino un piccolo transponder che trasmette un segnale, in modo che ci consente di capire che una certa traiettoria oggi è la stessa persona, no? Che so, di 3 giorni fa, ovviamente. E questo ci consentirebbe di fare correlazioni e vedere come quella stessa persona magari si possa comportare in maniera diversa in giorni diversi. Quindi, diciamo, la questione di poter vedere il comportamento di una stessa persona, quindi di identificarla, potrebbe essere interessante per tutta una serie di studi, però, diciamo, probabilmente va fatta in maniera diversa. Non credo che, Alessandro, non so se tu hai idea su come riuscire a identificare persone dalla camminata, la vedo dura. Cioè, il gait viene studiato molto nell'ambito strutturale, nel senso che chiaramente persone con gait diverso sollecitano in modo diverso la struttura su cui camminano, quindi in linea di massima il segnale di gait è studiato molto. Di lì a dire che si può fare, cioè che ogni persona sia identificata in modo univoco da un suo proprio segnale di gait, magari, ma, cioè, è plausibile che questa cosa sia vera, ma ad avere un'accuratezza che solo sulla base di overhead tracking ti dia un segnale univoco, insomma, questa è, insomma, sembra molto, molto, molto ambizioso come cosa da fare. Considera che chi studia il gait generalmente mette le persone su dei tapirulan, no? Dei tapirulan strumentati con dinamometri di ogni genere e sorta, e va a misurare esattamente passo dopo passo quanta forza il pedone mette su questa parte del tapirulan piuttosto che l'altra parte del tapirulan, e riesce ad avere un campo di forza super dettagliato. Chiaramente, facendo solo un tracking overhead, non si riesce ad avere questo livello di risoluzione. Onestamente,
probabilmente anche avendo, capito, il pedone che cammina sul tapirulan, anche in quel caso è strano un segnale univoco, univocamente associato a ciascun pedone, è comunque ambizioso. Bene, allora ci avvisano che c'è del brutto tempo, del maltempo e la diretta potrebbe crollare. Abbiamo già fatto un'ora, quindi possiamo anche salutarci. Poi c'è qualcosa che volete dire in conclusione per rimarcare? Sembra che abbiamo fatto una bella chiacchierata, che abbiamo affrontato tanti aspetti. Ci sono anche tantissimi aspetti che io mi ero segnato e su cui ho letto dei vostri articoli che sono veramente interessanti, ma non abbiamo avuto tempo di trattare. Beh, Però se sì, c'è forse qualcosa che volete. possiamo aggiungere che chi fosse interessato può consultare sulla nostra pagina web crowdflowfees.tuinl, può trovare tanto i nostri articoli, gli articoli scientifici, ma anche tutta una serie di informazioni, di foto su vari tipi di installazioni e esperimenti che abbiamo condotto in varie situazioni nel corso degli anni. E quindi diciamo, quello è sicuramente il posto migliore per chi fosse Sicuramente adesso lo interessato a. condivido. Ecco, è stato condiviso il link e sicuramente lo metteremo qua in descrizione. Bene, quindi vi ringrazio tantissimo, ringrazio i nostri ascoltatori che vi ringraziano tanto anche loro per questa vostra partecipazione. È stato veramente interessante. E divertente, ci ha fatto ridere e pensare come da programma. Spero che anche voi vi siate divertiti un pochino nel Sì. raccontare le vostre esperienze. Assolutamente, grazie dell'invito, direi. Grazie di aver organizzato, insomma, serata e di averci messo in contatto con studenti interessati, con pubblico interessato. A proposito di studenti, una domanda che dovremmo fare un po' più spesso e che volevo fare, scusate se adesso riprendo, però un'ultima nota, specialmente per te, Alessandro. Tu hai un percorso che è stato molto variegato, anche Federico, quindi avete dei percorsi accademici piuttosto interessanti. Come si può iniziare a fare ricerca su argomenti come questo? E su che base, come contattarvi? Anche come iniziare a fare ricerca in questo ambito, se qualcuno è interessato per una tesi, cose del genere, che background Ok, suggerite? beh, diciamo ricerca su questo ambito può essere fatta a vari livelli, diciamo lo stesso sistema può essere analizzato da vari angoli. Quello che interessa a noi è appunto riuscire a sviluppare una descrizione fisico-matematica di questi sistemi, diciamo molto accurata. Quindi che cosa serve? Beh, direi un background di fisica statistica, insomma di fisica, corsi base di fisica o di matematica. Ovviamente oggigiorno, come menzionava Alessandro, anche tecniche di machine learning possono trovare applicazione, per esempio questi sensori di depth map non sono delle proprie telecamere, però ritornano comunque sia delle immagini, per cui tutte le tecniche per computer vision chiaramente possono essere utili. Però diciamo, per riuscire a andare avanti a sviluppare una nuova comprensione dal punto di vista della fisica, sicuramente un buon background di fisica e di fisica statistica è la cosa più necessaria, sì, necessaria direi. Beh, scusate se ho interrotto i saluti, però è qualcosa che ci chiedono sempre dopo e niente, mi è venuto in mente proprio sull'ultimo. Vi ringrazio tantissimo e alla prossima su Meet Science. Grazie a tutti. Grazie. Ricordo a tutti che la prossima live sarà mercoledì, noi riprendiamo con le live lunedì e mercoledì. E a lunedì ci saranno live di fisica e matematica, al mercoledì live di biologia. Quindi con questo vi saluto, vi lascio a mercoledì prossimo che ci sarà Laura che intervista Marilu Casalini e parleranno di dottorato, divulgazione e ricerca in laboratorio.
Quindi vi ringrazio tutti e alla prossima.